i tedeschi come esercito erano qualcosa di veramente straordinario. Erano il primo esercito del mondo, ma senza confronto, con un abisso di differenza di efficienza militare rispetto agli altri che era veramente incredibile. Io ho avuto modo di conoscere bene gli italiani nelle varie specialità, perché questo bisogna anche dire, le nostre specialità non si equivalevano. Noi avevamo delle specialità che erano di un valore quasi nullo, fanterie ordinarie, eccetera, erano molto negative. Avevamo delle specialità che erano molto buone, erano buoni i nostri assaltatori in generale, cioè i bersaglieri, per esempio, i paracadutisti, con cui io sono stato poi durante la guerra in Italia. Gli assaltatori erano buoni nell'assalto, nostri. E poi avevamo la specialità migliore di tutte, migliore delle migliori specialità tedesche, che erano i nostri alpini. Ecco, queste differenze qui tra noi erano sconosciute, ciascuno credeva che la sua specialità fosse la migliore, e poi ha avuto i terribili disinganni. Poi ho conosciuto le altre specialità degli altri, ho visto i tedeschi, bene, al fronte russo, ho visto i rumeni. Poi ho visto i russi che erano tra loro di specialità diverse, avevano delle truppe diverse, in complesso piuttosto buone i russi, tutti in generale. Poi durante la guerra in Italia ho visto molto bene gli inglesi, sono stati insieme in mezzo, ho visto gli indiani che erano con gli inglesi. Non ho visto gli americani in linea, sono stati abbastanza vicini, ho visto un po' tutte le specialità. E ho visto che come esercito in generale, tra i tedeschi, io non amo i tedeschi, che li ho combattuti anche contro alla fine, durante la seconda parte della guerra li ho combattuti contro, ma bisogna riconoscere a ciascuno il suo. Come esercito erano l'esercito di gran lunga più efficiente del mondo. E soprattutto li sostenevano un'infinità di cose. La loro esperienza millenaria, perché erano sempre stati dei grandi soldati, già ancora ai tempi della guerra con i romani. E poi li sosteneva la convinzione che avevano, e loro erano convinti di dover fare la guerra, perché era giusto che dovessero fare la guerra, e ci si dedicavano con l'anima e col corpo in una maniera straordinaria. Che si fa in fretta adesso a giudicare da che la guerra è finita, ma bisogna tenere presente che a un certo punto la Germania da sola aveva contro qui in Europa l'Unione Sovietica, l'Inghilterra, l'America, e è stata in bilico se arrivare a vincere o perdere proprio per l'efficienza dei suoi soldati. Ecco, come soldati erano dei soldati veramente formidabili. Questo per dare a ciascuno il suo. E noi avevamo gli alpini che erano meglio ancora, ma tra noi c'era incomprensione di queste cose, ciascuno credeva di essere bravo per proprio conto. C'erano anche i fascisti in guerra che avevano sostituito, non c'erano più gli arditi della prima guerra mondiale, gli assaltatori erano stati sostituiti dai battaglioni M. Questi battaglioni M io li ho visti in Russia. Noi dell'esercito li consideravamo, li snobavamo, che diceva, non li prendevamo in grande considerazione perché non avevano le stellette, non erano esercito, erano i fasci. Io li ho visti in prova, erano dei soldati eccellenti, erano dei soldati tipo bersaglieri, di quel tipo lì, molto buoni. Poi dopo, durante la guerra in Italia, c'erano le varie truppe della Repubblica di Salò, eccetera. Allora ce n'erano di scadentissime, c'era di tutto, veramente di tutto. E questi erano gli italiani come soldati.